giuramento al Quirinale del governo Meloni, gli auguri del presidente Anelli al ministro della Salute Orazio Schillaci. Specialisti ambulatoriali, a Roma il 54esimo congresso nazionale del SUMAI Assoprof. Codice deontologico, riunione del board per il convegno di novembre a Roma. Omceo di Sassari, celebrata la giornata del medico con il giuramento di Ippocrate. Nel pieno rispetto della tabella di marcia prevista dai regolamenti, il governo presieduto da Giorgia Meloni ha prestato giuramento al Quirinale nelle mani del Presidente della Repubblica ed è pronto, dopo il voto di fiducia del Parlamento, ad entrare nel pieno esercizio delle funzioni. Si completa così, dopo l'insediamento della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, il quadro istituzionale scaturito dal voto del 25 settembre scorso. Conclusa quindi l'esperienza del governo Draghi, si apre ora una nuova fase politica caratterizzata da una maggioranza di centrodestra e da una compagine governativa del tutto rinnovata, dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, prima donna nella storia d'Italia ad assumere questo ruolo, ai ministri tecnici come il ministro dell'Interno Piantedosi, quella del Lavoro Calderoni, della Cultura Sangiuliano e della Salute professor Orazio Schillaci, docente di medicina nucleare e rettore dell'Università di Roma Tor Vergata. E proprio al nuovo ministro della Salute si è rivolto il presidente della Fronceo, Filippo Anelli, per chiedere maggiore attenzione al problema della carenza di medici e risorse per migliorare le condizioni economiche dei professionisti del sistema sanitario nazionale. Al nuovo ministro i medici rivolgono l'augurio che sia il paladino del Servizio Sanitario Nazionale e che ovviamente la salute torni ad essere un punto essenziale e fondamentale del programma di governo. La situazione è stata, come dire, influenzata nettamente, lo è ancora, dal Covid, con tutti i risvolti che questo ha determinato, e lo sforzo che i medici hanno fatto in questo periodo di pandemia è stato notevolissimo. E oggi chiedono anche al governo e quindi al nuovo ministro un impegno straordinario, l'impegno appunto di salvaguardare il Servizio Sanitario Nazionale. Le nostre sono preoccupazioni che si poggiano sui dati. 5% dei medici oramai all'estero stabilmente, una parte importante lavora sempre di più nelle strutture private, soprattutto quelli con altissime competenze, e poi la carenza del personale per gli errori fatti nel passato naturalmente sta mettendo sempre più in difficoltà il sistema. Non nascondiamo le preoccupazioni che questo sistema, se non si interviene immediatamente, possa in qualche maniera essere messo a dura prova e non rispondere più alle reali necessità che i pazienti pongono ogni giorno. Per poterlo fare non servono soltanto i soldi del PNRR, serve un investimento diretto sui medici. Noi chiediamo che siano rivisti i programmi, sia in qualche maniera ridotta la forbice tra gli stipendi dei medici e quelli dei colleghi europei. Chiediamo che i medici abbiano maggiore capacità di incidere sulle decisioni che si prendono. Non vogliamo un sistema aziendalistico, ma vogliamo un sistema che risponda ai bisogni di salute della gente. E soltanto chi ha le competenze, ossia i medici, possono farlo. Chiediamo che ci sia un intervento su tutte le professioni sanitarie. Non è possibile che i medici debbano ancora oggi, specie sul territorio, lavorare da soli. Abbiamo bisogno di poter lavorare tutti insieme perché le competenze sono attribuite a ben 30 professioni sanitarie e queste devono essere in qualche maniera rese disponibili a tutti i cittadini. Q1
Quasi in concomitanza con la nascita del nuovo governo, si è svolto a Roma, presso l'hotel Villa Panfili, il 54esimo congresso nazionale del SUMAI Assoprof, il sindacato maggiormente rappresentativo degli specialisti ambulatoriali. Al centro dei lavori il PNRR e la carenza di personale medico-sanitario. Ed è stato un vero e proprio segnale di allarme quello lanciato con la sua relazione dal segretario generale Antonio Maggi, riferendosi alla missione 6 del PNRR e alla costituzione delle case della comunità e degli ospedali di comunità. Maggi ha affermato che non è ancora chiaro come queste strutture potranno operare, in quanto oltre alla carenza delle figure indispensabili, medici, specialisti e infermieri, non è prevista la copertura degli oneri del personale sanitario. Oggi ci troviamo davanti ad una crescente e profonda carenza di medici specialisti, disponibili a lavorare nel nostro Servizio Sanitario Nazionale. Parliamo ovviamente di quel Servizio Sanitario Nazionale gestito direttamente dal pubblico, i poliambulatori e gli ospedali. Nel corso di questo nostro 54esimo congresso nazionale cercheremo quindi di approfondire il tema con i dati a nostra disposizione per poi confrontarci con i rappresentanti della politica sia nazionale che regionali, con illustri esponenti e tecnici sia del mondo sanitario sia del mondo sindacale. Un territorio desertificato oggi, privato di fatto delle sue figure principali, i medici specialisti ambulatoriali, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. Un territorio che nel corso degli anni, a causa di scellerate scelte politiche, non è più riuscito a soddisfare efficacemente i bisogni della gente, costringendo i pazienti ad andare sempre più spesso in ospedale, anch'esso poi, tra le altre cose, in difficoltà per gli accessi impropri al pronto soccorso e l'eccessiva richiesta. Chiediamo al nuovo governo di dare una svolta, un nuovo modello di sanità territoriale di prossimità, investendo sulle professionalità convenzionate che da 50 anni lavorano sul territorio, in equipe. Medici medicina generale, medici professionisti, specialisti ambulatoriali, medici, psicologi, biologi, veterinari, pediatri di libera scelta, farmacie territoriali. Oggi è una realtà il discorso delle farmacie e dei servizi. Noi specialisti, insieme agli altri, lavoriamo insieme, anche nelle farmacie, sono presidi di prossimità. Oggi lo possiamo fare, dobbiamo cercare di far andare i medici verso il cittadino, non il contrario, con liste d'attesa. A portare al congresso il saluto della Fronceo, il presidente Filippo Anelli, che ha sottolineato l'importanza del ruolo del medico nella società che cambia, anche in rapporto all'avvento delle nuove tecnologie. Da un po' di tempo che stiamo riflettendo insieme sul ruolo del medico. D'altra parte ci siamo imposti e posti come obiettivo l'idea di cambiare il nostro codice deontologico, aggiornarlo, rivederlo, proprio alla luce di quello che è il nostro ruolo che vorremmo fosse in questa società che è completamente cambiata rispetto al passato. Se ci pensate, quei principi che sono fissati nel codice sono anche l'espressione dei diritti presenti nella nostra Costituzione. Perché siamo noi quelli che garantiscono l'uguaglianza di tutte le persone, di tutti gli individui, così come dice la Costituzione, davanti alla salute. Siamo noi che consentiamo ai cittadini di poter decidere sulla loro salute in maniera consapevole, perché solo i medici possono far diagnosi. Siamo noi coloro che lavorano per alleviare le sofferenze, quindi o curare le malattie, quindi garantire il diritto alla salute e il diritto alla vita. Procede a pieno ritmo presso la sede della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri il lavoro del board di esperti, giuristi e docenti universitari che stanno esaminando il testo del codice deontologico della professione medica in vista del convegno del 24 e 25 novembre a Roma che darà il via al processo di revisione. Particolare attenzione nell'ultima riunione ai temi del rapporto tra ambiente e salute e ai riflessi dell'impiego dell'intelligenza artificiale nella professione medica.
Direi che anche in questa riunione, molto interessante, peraltro con persone di altissimo livello, si sono trattati vari argomenti, argomenti importanti che poi costituiranno la base per la riscrittura del codice deontologico. Anche se devo dire alcuni dei dati che sono stati espressi, alcune posizioni ci confortano perché hanno in realtà nell'analisi di alcuni aspetti, tipo quelli dell'ambiente, abbiamo visto che l'articolo che scrivemmo a suo tempo è ancora rispondente a quelle che sono le attuali vedute in ambito ambientale. E anche in altre parti si è dimostrato di essere particolarmente sensibili a dei problemi che oggi sono diventati attuali, considerando che si era scritto nel 2014. Quindi questo fa anche presagire di come sarà il lavoro che noi dovremo fare, cioè un lavoro che sarà orientato a rivedere, quindi attualizzare alcuni degli aspetti, mantenendo però il sistema del codice inalterato o comunque con poche modifiche per quanto riguarda la struttura stessa del codice. Però è chiaro che in tutto ciò ci sarà, tenendo conto anche di quanto detto quest'oggi, molto importante sotto gli aspetti anche giuridici, perché sono stati toccati dei temi molto caldi, molto importanti, dal consenso all'autodeterminazione, cioè con richiamo a quelle che sono anche delle leggi dello Stato che, guarda caso, derivano proprio dal codice deontologico, che è stato anticipatore di alcune posizioni legislative. Questo è quello che noi vorremmo fare, vedere avanti, guardare avanti, come si è guardato fino adesso, ma con aspetti estremamente importanti, ma per la vita del medico, a tutela del paziente, perché il vero problema è quello dell'assistito e della persona, quindi in un rapporto, in un'alleanza tra medico e paziente, che è sempre fondamentale. Si è parlato di rapporto ambiente-salute e quindi necessariamente di un ambiente inteso come diritto dell'individuo, di ciascun individuo, non necessariamente del paziente, ma proprio dell'individuo, ad avere un ambiente salubre, un ambiente sano, l'ambiente in cui vive, che non sia causa esso stesso di malattia. Infatti è del tutto noto quanto un ambiente malsano possa essere determinante di malattia e di conseguenza della necessità di attuare tutte quelle misure di prevenzione primaria che siano in condizione di eliminare i fattori di rischio di malattia e quindi di garantire una riduzione dell'impatto che l'ambiente, quando è cattivo, può avere sulla salute di ciascuno di noi. L'intelligenza artificiale avrà un ruolo sempre più importante, non soltanto nella professione medica, ma nella vita di tutti noi. Il motivo riguarda una grande diffusione dei sistemi di calcolo, una grande diffusione, una maturità dei sistemi computazionali che consentono di elaborare una grande quantità di dati. Queste informazioni oggi ci sono, in passato non c'erano, e ci possono aiutare nelle nostre scelte. È uno strumento e come tale deve essere conosciuto fino in fondo, ha delle grandi opportunità ma anche dei limiti che devono essere conosciuti. L'autonomia del medico viene al primo posto e l'intelligenza artificiale deve essere utilizzata a supporto dell'attività clinica e mai in sostituzione. Sono dell'avviso che il codice deontologico attuale va soltanto migliorato e modificato, non va riscritto. E probabilmente proprio insomma, dopo l'incontro di stamattina la questione più delicata è quella dei rapporti con l'intelligenza artificiale e quindi sostanzialmente dei rapporti con il futuro. Ora, il codice deontologico è un codice che riguarda il comportamento dei medici, non è una legge dello Stato, può dare soltanto delle indicazioni di massima. Però forse l'interrogativo di fondo è: cosa accadrà, non in un lontano futuro, ma in un prossimo futuro, nei rapporti tra il medico essere umano e il supporto dell'intelligenza artificiale? In un museo di macchine antiche si può vedere plasticamente la differenza con le macchine di oggi, ma la domanda non è che differenza c'è tra la vecchia Ferrari e la nuova Ferrari, è oggi guida ancora un uomo, domani quella nuova Ferrari si guiderà da sola
Ecco, allora noi probabilmente siamo chiamati a rispondere a questa, chiamiamola sfida, cioè l'intelligenza artificiale può essere un supporto determinante purché sia vista come un supporto e non come la sostituzione dell'essere umano. Più facile a dirsi che a farsi, perché se poi l'intelligenza artificiale funziona bene, l'essere umano che è tendenzialmente, geneticamente pigro, sarà portato a farsi sostituire, forse inconsapevolmente, ma forse sempre più pericolosamente. È stata una giornata fitta di appuntamenti, quella organizzata dal presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Sassari, Nicola Addis, in occasione del giuramento dei nuovi iscritti e della consegna di targhe celebrative ai veterani della professione. Un'occasione per il presidente dell'Afnoceo Filippo Anelli per affrontare insieme al direttivo dell'Omceo locale temi di particolare rilievo come le sanzioni per i medici che non hanno adempiuto all'obbligo vaccinale. Una questione sulla quale il presidente Anelli si è espresso con molta chiarezza, ricordando l'importanza dei vaccini contro il Covid-19. I medici oggi sono una parte fondamentale del nostro paese, perché come abbiamo soprattutto visto durante il Covid sono quelli che garantiscono la salute. L'introduzione dell'obbligatorietà del vaccino per i medici ha messo alcuni iscritti contro la legge, non contro l'ordine, perché l'ordine non fa altro che, essendo un ente sussidiario dello Stato, che applicare le norme di legge, così come dovrebbero fare tutti i buoni cittadini. Lavorare sul codice di deontologia medica e modificare alcuni passaggi nel codice, perché noi vogliamo rivendicare un nuovo e diverso ruolo all'interno della società, cioè i medici sono una parte fondamentale dello Stato che garantisce i diritti ai cittadini.